macchinata a guerra. Salve a tutti i voi Gunpla Builders, benvenuti alla seconda parte della Gunpla Review sul Winged Gundam. Nel precedente episodio abbiamo fatto l'unboxing, oggi in questo episodio facciamo la review. Allora, nel precedente episodio vi avevo detto che avevo fatto un piccolo po' di storia. Beh, sicuramente qui ve ne faccio veramente pochissima, specialmente perché non voglio spoilerarvi di tutta la storia di Gundam Wing. Vi dirò soltanto i dettagli più essenziali sulla storia di questo Wing Gundam. Il Wing Gundam è stato sviluppato da Dr. J per un'organizzazione clandestina imposta all'alleanza. È stato durante un'operazione meteor che doveva essere fatta verso la Terra. Beh, ecco, poi non vi voglio io dire altro, quindi cominciamo subito a fare i dettagli. Questo model kit parla anche un po' di tutto. Allora, ho mosso le armi, le iniziamo dopo quelle, e cominciamo direttamente a spiegare. Allora, dunque, l'articolazione del braccio è molto ottima, può fare un'ottima rotazione, perché è montata su un giunto a sferico, che adesso non vado a smontare, e può consentirgli degli ottimi piegamenti, sia in alto che buono in basso, che poi fruttano bene nella trasformazione. Poi, parlando del braccio, un'articolazione può fare una specie di piegamento quasi completo, vedete? Ed è molto ottima e funziona bene. L'interno della mano è stato fatto senza direttamente dal polica, e questa è una cosa secondo me mi piace parecchio, perché di solito il polica a volte un po' si poteva avvinare facilmente, invece facendo un po' più solida in plastica viene anche più solida, anche per sostenere anche bene la mano, e poi è anche più utile. Sto parlando dell'articolazione delle gambe, che ho rimosso il busto e un paio di pezzi proprio per vedere un po' come, se no avrebbe un po' ingombrato. Possiamo dire che è una struttura molto solida, è molto bella, a me è molto piaciuta, perché oltre ad essere molto articolata è anche molto ben solida, e inoltre può consentirci anche di posarlo anche molto bene, perché dunque l'articolazione della gamba ha un ottimo piegamento, si può piegare direttamente fino a 90 gradi come potete vedere, e quindi può anche essere consigliato anche per dare buone pose. E anche il piede, voglio dire, che può, come un high guide o un real guide, essere piegato in questo modo, consentendo per bene di andarlo a posare per bene. Poi, parlando della testa, allora, la testa è composta da un polyclaps e basta, che lo tiene premuto. Questo è un po' un peccato, perché a parer mio doveva essere un po' più migliore questa articolazione. Certo, potevano mettere un pezzo per inserirci meglio il polyclaps, perché ogni volta che magari per ore magari tipo lo tira fuori, visto, si toglie via, però si può assemblare. Tuttavia, però, l'articolazione è molto ottima, può consentire alla testa di ruotare totalmente e poi anche abbassarla in un'ottima angolazione, o anche di piegarla per quanto ci pare a noi, quanto vuole più essere originale la cosa. Poi, passando anche all'ala, che anche se articolata può piegarsi in entrambi i lati, e poi inoltre può fare un ottimo alzamento. Sì, più che altro servirebbero come da stabilizzatori per la modalità di volo, certo, e poi può essere piegata dando come l'impressione proprio di avere come delle ali. Non per questo il kit in Italia è stato chiamato Gundam alla di fuoco. Ora passiamo direttamente a vedere le modifiche che io ho portato a questo modello. Parlando delle varie modifiche che ho fatto a questo modello, dunque, ho principalmente fatto completamente la panel lines di questo modello. Io ho leggermente dipinto alcuni pezzettini qui neri e nulla di che. Ho messo semplicemente per quasi tutto il kit le decals, tranne che vabbè, in una parte
delle braccia, non so se riuscite a vederla, perché scusate, si vede un po' male con la luce in camera mia oggi, colpa di temporali. Potete vedere leggermente un pezzettino nero che l'ho fatto praticamente a marche, visto che praticamente mi è scivolato, ma vabbè, per il resto ho messo tutte le decals, a parte che qui sempre la decals, ma qui internamente qui il pezzettino era di colore blu perché era strapiastica stampata, però io ho voluto portarci una piccola modifica. Infatti, principalmente ho preso un po' di colori e gli ho dipinto la parte interna facendola di nero, rendendolo più simile al cartone animato, perché poi l'ho visto anche poi anche nel modello originale questa parte doveva essere nera e a me la cosa non è piaciuta parecchio. Poi sulla testa lì ho qui lo faccio vedere per bene, qui ho dovuto fare una buona pennellatura. E ho dovuto colorare i Valkangan con un po' di colore giallo e chiaramente ci ho anche passato un pochettino col marker per renderle un po' migliore, perché questa parte non mi è piaciuta, vabbè che magari forse la Bandai forse non ha voluto colorarla, però a me un po' dispiaceva averlo così semplicemente. È stato un po' un lavoro un po' faticoso, però ne valsa la pena. Infatti ho un livello di dettaglio che a me soddisfa parecchio. Ora passiamo ad analizzare le armi di questo kit e poi la posatura. Parlando delle armi, dunque, la prima arma principale che voglio farvi vedere è il Buster Rifle, che sarebbe un fucile di una grossa portata, che infatti nel primo episodio, se voi ve lo ricorderete, in Italia fa pezzi Dwellers con un colpo solo, come dice Chessmarchesus o Miliardo Papercraft, come lo volete chiamare voi. Poi e l'andiamo ad agganciare qui. Poi abbiamo come seconda arma lo scudo che poi sarà un pezzettino poi della modalità Wave Rider, sì, o magari Beard Mode, sì, a me piace più chiamarla Wave Rider, che praticamente poi qui c'è un piccolo pezzettino e poi qui dentro c'è la Beam Saber che poi si può andare tranquillamente a destare, ma io non la vado a destare perché ora vi spiego il perché. Però finiamo di analizzare le armi. Infine abbiamo 6 Valkangan, che sono qui due sulla testa e due sul petto, e poi abbiamo la Beam Saber. Adesso, parlando della Beam Saber, infatti io ho detto che non andavo a stare, infatti vi chiedete qual è stato questo pezzo nero. Tempo fa ho montato, come avevo accennato al precedente video, il Wing Gundam Fenice e mi sono avanzati alcuni pezzi, sì, di ricambio di quel kit. Tra cui poi questa Beam Saber che non aveva nemmeno la Saber, ma io montando questo kit qui ho trovato la Saber, quindi ho pensato tu quindi di tenerla, tanto è uguale, così poi mi tolgo un po' di fatica. Ora però andiamo a parlare della posabilità di questo modello e dell'altro. Allora il kit così a prima vista sembra un po' un giocattolo, però se dunque cominciamo già a metterlo in una buona posa dinamica, semplicemente così acquisisce davvero un po' di aggressività, ma questo non è nulla di che, perché con questo kit qui che è molto solido e che poi in altre parole è anche che è molto posabile, possiamo piegarlo e fare delle pose parecchio estreme. Infatti scusate per il braccio, intanto non vuoi sapere di starsene fermo. Infatti così diventa molto più aggressivo in questa fase e leggermente però la stabilità qui si fa un po' sentire, perché sì che può piegarsi in vari modi, però non può sicuramente supportare qui in certi punti. Però se proprio volete posarlo al meglio, a questo punto è meglio recuperare una action base. Infatti il modello montato su questa action base qui ne guadagna molta buona più stabilità e ottiene anche una posatura anche migliore, quindi in particolar modo è anche più bello, anche più da posare, perché così adesso possiamo tipo divaricare bene e magari fare pose terrestri, o meglio che più si farebbe più nel cielo o magari più spaziali come pose.
Ecco, forse adesso non risponde bene, però può venire parecchio, molto bene. E adesso, ora è il momento di fare, se lo state chiedendo, no, non faccio lo Shaboto test come lo zio Matt, ma passiamo direttamente alla modalità Beard Mode, che è abbastanza semplice e magari la spiegherò nel caso alcuni principianti non l'avessero capita. Dunque, ora vi mostro come trasformare il Wing Gundam. Praticamente è una trasformazione molto facile, ma anche la faccio appositamente anche un po' per i dilettanti, magari nel caso non avessero capito. Beh, non si può mai sapere. Dunque, allora cominciamo subito la trasformazione muovendo i pezzi delle mani che non ci servivano quasi, e muovendo questo piccolo pezzettino qui, che questo qui è un'articolazione che prima non vi ho fatto vedere esattamente perché vabbè, non volevo rovinarvelo. Qui è la modalità trasformazione, compriamo questi due pezzettini e dunque poi abbassiamo le spalle, tiriamo qui le ali, la testa la giriamo, ok, poi giriamo qui il busto, pieghiamo qui un po' qui le gambe, le facciamo belle rigide, poi i piedi e poi muoviamo leggermente la mano in modo che risulti un po' più migliore. Adesso date il braccio, poi questa parte che serve per comporre il muso, beh, è abbastanza semplice. Praticamente chiudiamo questo pezzo qui del rifle e abbassiamo questo, e poi come è fatto vedere il manuale lo uniamo con questo girandolo così. E abbiamo composto la parte del muso. Infine concludiamo la trasformazione semplicemente prendendo questo pezzo e agganciandola praticamente verso questa parte qua. È molto semplice. Ecco qua, ed ecco, l'ho trasformato in questa modalità da Beard Mode, o meglio, come la chiamavano nel primo modo, che diceva anche Ozio Matt, ala di fuoco. Eccolo qua. Una modalità molto bella e ben dettagliata, l'hanno resa molto bene, a differenza degli originali HG, che qui risulta anche più bella e più identica al Master Grade. Praticamente poi a me piace parecchio anche. Bene, adesso lo ritrasformo nella modalità normale e andiamo a fare la comparazione di dimensioni e parliamo dei lati vari di questo model kit. Allora, facendo la comparazione di misure tra i vari kit, questo kit qui risulta essere abbastanza alto come i classici, quindi in particolar modo è molto alto. Quindi ci metto adesso i vari modelli del wing che ho. Praticamente possiamo cominciare col wing che finisce, che poi è stato usato come ottima struttura. Ancora devo rifinire con un paio di dettagli, ma sicuramente questo kit qui mi è piaciuto parecchio, anche perché poi usarlo anche per Wing Fenice è stato molto ottimo come kit. Certo, il Wing Fenice ha leggermente qualche dettaglio un po' di più da migliorare, però è sempre un bel kit. Poi ci mettiamo sempre il mio LMG del Proto Zero, che vabbè, sembra un modello un po' più dopo. Praticamente il Proto Zero si può dire quasi un buon kit, però sinceramente un po' a certi punti mi ha un po' deluso. Ma questo ne voglio parlare in un altro video. E poi mettiamo con uno dei miei vecchi primi kit, che sarebbe il Wing Gundam Zero Custom, che praticamente ha quasi una buona altezza. Sì, vabbè, io vado a regolare le spalle, ma però ha una buona altezza. Quindi questo kit qui del Wing Gundam, tirando le somme dei vari punti negativi, io sinceramente ne ho trovati veramente pochi. Secondo me l'unico lato negativo è che in alcune pose non si regge perfettamente, proprio bene come dovrebbe, oppure ha anche un numero un po' esagerato, anche un po' di decals, quindi che vabbè, sinceramente è un po' un'esagerazione, perché a questo punto qui sembra un po' piuttosto complicato, però risulta comunque un buon modello. Insomma, ha una buona articolazione,
è molto stabile per le pose ed è anche un grandissimo livello di dettaglio di panel lines che potrebbe piacere a tutti. Quindi il voto finale che posso dare, che voglio dare a questo kit, sarebbe sicuramente di un bel 9, che sicuramente è più che meritato per questo bellissimo kit. Vabbè, che altro un pochino di dettaglio che ogni tanto gli cade il V-fin, ogni tanto ma molto raramente, però risulta comunque esserlo. Io sinceramente questo kit qui lo consiglio a chiunque piace il Wing Gundam o chi ne sia semplicemente interessato per il modello, perché un modellista principiante può montarlo senza alcun problema e senza trovarci veramente pochi difetti. Un modellista un po' più di livello intermedio potrebbe fare una buona inquadratura, oppure potrebbe anche dipingere, cioè, i dettagli dei pezzi, quindi esaltandone ancora di più l'aspetto in generale. E mentre invece un modellista più esperto potrebbe anche rendersi sicuramente molto meglio di più applicando varie plastica e sicuramente facendo esaltare il modello. Bene, quindi con questo la Gun Preview del Wing Gundam si conclude. Forse non so se vedete altri miei video, perché forse tra poco devo andare in vacanza, quindi vi dico semplicemente che se vedete altri video entro settimana prossima, entro questa settimana, significa che sono già partito per le vacanze. Comunque sia, il compleanno di viewer è prenderlo, no, forse verso settembre. Beh, ad ogni modo, se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace e iscrivetevi. Vi invito come sempre ad andare sulla mia pagina Facebook, ovvero il nome di Data Ranger Collection Ita, dove lì potete trovare tutti i miei custom sui vari modelli, oppure magari vedere il whip. Quindi dopo avervi detto tutte queste cose, vi faccio un grandissimo saluto a tutti quanti voi Gunpla Builders e ci vediamo ad un prossimo video. Grazie per aver guardato la recensione.